Non lo so, vediamo oggi come ha risposto anche la caviglia all'allenamento di ieri. Io non l'ho visto, lo vedo tra un po'. Se sta bene e non ha problemi, potrei anche farlo giocare. Ma lui non ha giocato in passato le prime due partite? Le prime due partite non ha giocato perché nelle precedenti partite avevamo fatto cose egregie e in quel momento l'allenatore ha ritenuto che potessimo fare benissimo così come abbiamo fatto. E in quel momento da quel periodo ad oggi Manai ha fatto dei progressi, come è normale che sia quando un giocatore arriva in un gruppo nuovo, cioè sono i progressi che i giocatori fanno. Io ho sempre detto che tutti i giocatori che arrivano in questo gruppo con questo tipo di gioco, con questo tipo di filosofia, hanno bisogno di un pochino di tempo per ambientarsi. Anche Bajbek, la prima partita credo quando è disponibile, non ha giocato, perché in quel momento ritenevo potessimo fare meglio con altre soluzioni. Poi quello è il pensiero pre-gara, quello dopo gara col senno di poi è facile dirlo, ma io questo non lo so. Io ho solo delle convinzioni su quelle che possono essere caratteristiche che possono avere i miei ragazzi. Manai è un ragazzo giovane di appena 20 anni che per me ha un grandissimo potenziale, un giocatore fortissimo, come un giocatore fortissimo è Bajbek. Se potessimo averlo a disposizione sarebbe tutto più bello. Memusciani non ha fatto il trequartista, noi domenica abbiamo giocato con 4-1-4-1, non abbiamo giocato 4-3-2-1 in fase di non possesso palla. E ho messo in quella posizione Memusciani perché in quella posizione da centrocampista esterno con Manzioni in fase di non possesso palla più di giocatore che deve tornare indietro, ho pensato che potesse svolgerle meglio per caratteristiche, per gamba, per qualità tattiche, meglio Memusciani piuttosto che Mitrizza. Se nel momento in cui scendo tra gli spogliatori tra 10 minuti stanno tutti bene, porterò avanti la mia idea, però adesso non ve la dico perché potrebbe cambiare, quindi non... Allora, le nostre, come ben sapete, ormai mi conoscete, conoscete la filosofia del Pescara, quando si mettono, noi abbiamo, credo abbiamo una qualità che questo tipo di filosofia trova un vantaggio, cioè quello che quando tu fai degli accorgimenti, e questo si è verificato anche per tutto l'anno scorso in vari momenti della partita, no? Passando a soluzioni diverse in campo, queste soluzioni vengono adottate soprattutto nella fase di non possesso palla, cioè tu puoi chiedere a Caprari che fa il trequartista di venire stretto e andare in avanti piuttosto che abbassarsi sulla linea dei centrocampisti e andare indietro, quando non hai la palla ovviamente. E dopodiché nel momento in cui recuperi la palla e la palla è tua, noi abbiamo una filosofia per la quale non è che Caprari fa il trequartista, parte da lì e gioca sempre lì, è lui che deve andare a trovarsi gli spazi che quella partita ti propone, e quindi sotto questo punto di vista noi possiamo cambiare, potremmo anche giocare a 3, a 2, a 5, a 7, ma la filosofia non cambia in fase di non possesso palla. Gli accorgimenti si fanno perché magari le altre squadre hanno determinate caratteristiche, e ad esempio la soluzione che ho pensato di adottare ad Udine era per il fatto che loro avessero un terzino molto bravo con grande spinta come Widmer, e certamente magari un Mitrizza l'avrebbe sofferto di più come Memusciani, tutto qua. Infatti, al di là poi di come è andata la partita, insomma, il Widmer è stato contenuto abbastanza bene, insomma, ha fatto un paio di cose che ha fatto, però. C'è un aspetto particolare che secondo me non è da sottovalutare. Noi non abbiamo mai preso gol a difesa schierata, o quasi mai, cioè nel momento in cui gli altri attaccano e ci fanno gol. Se non
con l'Inter magari, il gol di Cardi, ma quello è stato un gesto tecnico individuale di un giocatore importante, non è stato un errore. Come? No, il primo gol. Noi a difesa schierata abbiamo preso gol perché, ripeto e continuo a dire, che il momento più delicato, soprattutto per una squadra come la nostra, che è propositiva, che è votata all'attacco, il momento più delicato è quando tu hai palla, non quando non ce l'hai, perché quando non ce l'hai, ecco quello che ho detto prima, ho pensato Memusciai sulla fascia per contenere, per avere due uomini, quindi il terzino più un altro davanti, e tutto sommato quando loro avevano palla non ci hanno impensierito. I problemi sono nati quando abbiamo perso noi la palla, o meglio quando le abbiamo regalate, e noi lavoriamo tantissimo su queste cose qui, perché ovviamente se tu hai una squadra che vuole costruire, che vuole avere il pallino del gioco e quant'altro, devi mettere in conto che la palla, insomma, ci sono anche gli avversari, la puoi perdere. Ed è proprio in quei momenti che tu devi stare più attento. Ma su questo noi ci lavoriamo giornalmente, quotidianamente, da 2 anni a questa parte. Però continuiamo a commettere errori perché l'errore fa parte del calcio, perché c'è la bravura degli avversari, perché il calcio ci insegna che anche Ugo, che per noi è un fuoriclasse, purtroppo può sbagliare. E questo succede. E questo non vuol dire che noi non continuiamo a lavorare su quelli che sono i nostri aspetti negativi e con la convinzione che possiamo migliorarli. Però io non posso chiedere alla squadra di... Cioè, quando si dice il bel calcio non porta risultati, è vero. Se avessi la certezza che con il brutto calcio potessi vincere tutte le partite, direi di giocare male, mica sono scemo. Solo che noi abbiamo queste caratteristiche e non abbiamo le caratteristiche per... Cioè, il brutto calcio che cos'è poi, fondamentalmente? Ogni volta che abbiamo la palla dietro, una spazzata in avanti. È quello. Ogni volta che hai la palla, non provare a giocarla, ma a tirare... quindi vuol dire aspettare, bassi... No, ma io sto facendo una... come se stessi parlando con me, perché io li faccio questi ragionamenti. Sì, perfetto, io posso aggiustare qualcosa, posso dare delle correttive, posso limitare magari quelle che sono le qualità degli altri mettendo magari un Memusciai in quella posizione, e poi può riuscire o può non riuscire, oppure posso chiedere alla squadra di, vabbè, allora mettiamoci tutti dietro, facciamo magari una linea di... facciamo un 5-5, un 6-4, e poi tiriamo una bella... bastonata in avanti sul nostro mega centravanti che tiene palla e ripartiamo. E su chi la tiriamo? Nessuno. Quindi vedete che poi alla fine... No, purtroppo devi avere... Cioè, purtroppo, non è il mio concetto di casa. Se io devo costruire una squadra, non me la costruisco così, certamente. Però è una filosofia del tutto onorabile, che permette a determinate squadre di vincere, ma noi non abbiamo queste qualità, quindi io non posso andare ai ragazzi e dire: ragazzi, oggi giochiamo male, che la vinciamo sicuramente. Noi dobbiamo fare di tutto per fare quello che sappiamo fare, stando attenti, molto più attenti a quelle cose su cui dobbiamo migliorare, ma su questo io non ho dubbi, io sono ancora più convinto, ancora più strasicuro che noi ne usciamo anche bene. In questo momento la classifica parla chiaro. In questo momento la classifica dice che ci sono le ultime 4 squadre, poi davanti ce ne sono altre, non lontane. Di queste squadre che sono davanti, qualcuna potrebbe rientrare, come potrebbe non rientrare, ma sicuramente qualcuno rientrerà nella lotta. E quelle che stanno dietro, di queste che in questo momento stanno dietro, molto probabilmente si lotteranno fino alla fine. O può succedere che una di queste ne esce fuori, perché il campionato è ancora lungo. Però io nella mia vita ho sempre pensato che la positività è la cosa migliore. Cioè, se uno diventa negativo, è meglio che non vai in campo, meglio che non alleni più, non ti presenti più, non alleni più. Invece io sono positivo, ma sono positivo non perché voglio esserlo, sono positivo perché credo ciecamente in questo gruppo. Credo fortemente che
sperando di recuperare qualche giocatore, possiamo essere molto più competitivi, perché hai anche molte più scelte, perché hai anche più scelte in panchina, dei giocatori hanno caratteristiche diverse e quindi le puoi scegliere in base anche al tipo di partita che vuoi fare o al tipo di caratteristiche che hanno gli avversari, quindi cambia tutto. La squadra c'è, questa è una certezza. L'altra certezza è che commettiamo tanti errori e noi dobbiamo lavorare su questi errori, però non credo assolutamente che questa è una squadra che molli, che possa mollare, una squadra che si faccia prendere dall'ansia. Spero di no, perché ci sono giocatori con cui parlo quotidianamente che confermano quella mia tesi e non c'è concetto più sicuro di quello che fa, di un discorso che fa un calciatore che è in campo. Cioè, se i calciatori in campo sostengono le stesse due cose, cioè che la squadra è competitiva, che manca poco per fare quel salto di qualità, vuol dire che è la verità, perché lo sentono anche loro. E quindi dobbiamo essere tutti fiduciosi che questa squadra può fare bene, e bisogna pensare positivi, non bisogna essere distruttivi in tutto quello che si fa. Questo non vuol dire avere e ricevere critiche, però che servono sempre, che ci stanno, che sono sempre state, che sempre ci saranno e che noi prendiamo. Preferirei prendermi un po' di più io che i ragazzi, perché i ragazzi fanno tutto quello che gli chiedo io, dal primo al 90esimo, e quindi se loro sbagliano la colpa è dell'allenatore che gli chiede di fare determinate cose. Sì, no, prendetela con voi. Lasciate tranquilli i ragazzi. I ragazzi sono belli sereni e devono andare in campo sereni. Se non sono sereni diventa tutto più difficile. Quindi tutto quello che succede, tutti gli errori che si fanno, la colpa è mia, non c'è problema. Ma è la verità, la verità, non è che lo dico perché mi devo assumere responsabilità. A parte che un allenatore si deve sempre assumere responsabilità, perché insomma sono. E siccome vi dico che i ragazzi fanno tutto quello che gli chiedo io, questo vuol dire che se sbagliano, se io gli chiedo di giocare da dietro e sbagliano, la colpa è mia, non è loro che hanno giocato da dietro. È la verità. Però credo che questa è la strada giusta, quindi. Detto prima, io parlo quotidianamente con loro e loro la pensano esattamente come me, che facciamo ottime partite, che abbiamo un bel gruppo, che abbiamo tanta qualità e che sbagliamo tanto, che bisogna limare quei difetti e che nel momento in cui riusciamo a limare un pochino tutti quei difetti che abbiamo, possiamo fare quel salto di qualità che ci può consentire di fare anche qualche vittoria. Difficile, ma come tutte, non è una frase fatta, sono tutte difficili. L'anno scorso in Serie B le partite difficili erano quelle contro il Cagliari, ad esempio, no? E quest'anno sono tutte partite come il Cagliari, quindi sulla carta le puoi perdere tutte. Come puoi pareggiarle e puoi vincerle. Quindi sono tutte partite difficili, non c'è una squadra scarsa, non ci sono partite facili, sono tutte difficilissime. Questo vuol dire che non è che perché arriva l'Atalanta dobbiamo vincere per forza perché è l'Atalanta, perché l'Atalanta ha vinto col Napoli, ha vinto con l'Inter e quindi certamente è una signora squadra che è forte, che ha esperienza, che è da tanti anni in Serie A e che ha i suoi valori come i valori li abbiamo noi. Sarà una partita difficile perché ha una struttura di gioco particolare, concede pochissimo, è una di quelle squadre che vi dicevo prima, che punta molto sulla solidità difensiva, bada tanto a non prendere, poi ha un giocatore su tutti come Gomez che è capace di fare la differenza ed è una di quelle squadre che gioca molto sull'errore degli avversari per poi essere molto solida a non concedere. E come dite voi, il bel gioco, le belle prestazioni non portano punti, ti possono dare soddisfazione per un certo verso, ma poi alla fine il morale, se non vinci, tende sempre a scemare, ma questo è di pari passo con l'andamento delle pulsazioni dell'ambiente, no? Se noi andiamo a vedere dopo la partita con Napoli, è vero che non hai vinto, hai pareggiato, ma si sentiva nell'ambiente grande fiducia, grande convinzione, ha portato molti a dire che eravamo da Europa League. E questo vuol dire che purtroppo le vittorie, se tu pareggi col Napoli
può essere considerata come una vittoria per noi, ti porta entusiasmo e magari a volte ti porta anche fuori dalla realtà. E siccome questo non deve verificarsi assolutamente quando tu fai una vittoria, non deve verificarsi in maniera contraria assolutamente quando c'è una sconfitta, cioè non demoralizzarti, non buttarti giù, a non pensare negativo, ma essere ottimisti, a vedere i lati buoni, migliorare quelli cattivi, e sempre tenendo presente quello che è il nostro campionato, cioè campionato in cui noi dovremo lottare dall'inizio alla fine, fino all'ultimo secondo, dell'ultimo minuto, dell'ultima partita. Poi se saremo più bravi davanti al gruppo, questo, ma la domanda è, ma secondo voi i giocatori non ci tengono a vincere? Cioè serve caricare l'ambiente, serve... I giocatori sono i primi che vorrebbero disfarsi di questo tabù e provare a vincere questa partita. Su questo guarda... Sì, però se manca sempre, non 30, ma uno per fare 32, un pochino di grinta in più... Ma la grinta non si compra. La grinta non si compra. Cioè la grinta, che vuol dire la grinta? Cioè un giocatore come Gattuso che è un giocatore grintoso. Come tu a Gattuso non gli puoi dire di fare Seedorf, tu a Seedorf non gli puoi dire di fare Gattuso. Cioè fa parte delle caratteristiche. Ma quelle sono... non è una questione di cattiveria, è una questione di allenamenti. Quello lo puoi migliorare nell'allenamento. Quando un allenatore ti chiede persa palla vai subito in avanti. Se entra nella testa di un giocatore, di una squadra intera, il perdere la palla e andare subito a riconquistarla, e allora tu puoi cambiare, ma non quello che è il tuo carattere, ma quelle che sono le disposizioni di un allenatore. Ci sono allenatori che ti dicono perdi palla e buttati subito dietro a difendere la porta, e altri che ti dicono valla subito a riconquistare. Io sono uno di quelli che dice valla subito a riconquistare. Tante volte sbagliamo perché invece di andare avanti a riconquistare scappiamo indietro. Ma su queste cose si lavora, tu puoi migliorare quello che un giocatore deve fare in campo, e l'essere magari più aggressivo non è dato dal fatto che lui cambia atteggiamento o cambia carattere, ma è dato dal fatto che l'atteggiamento di una squadra data da un allenatore può cambiare quello che è l'atteggiamento di squadra, ma non del singolo, di conseguenza del singolo, ma di squadra.